Ciao bambine e bambini! State per iniziare un'altra tappa del vostro viaggio attraverso la storia dei popoli antichi. Ed oggi tocca a noi. Noi Fenici siamo sempre stati ricordati come un popolo del mare. E tra poco scoprirete perché. Buon viaggio! Le origini dei Fenici non sono certe. Gli studiosi affermano che, fin dal 2000 a.C., essi vivevano in Fenicia, l'attuale Libano, una sottile striscia di terra lungo le coste orientali del Mar Mediterraneo. Le montagne erano ricche di boschi di alberi di cedro, che fornivano agli artigiani dell'ottimo legno per la costruzione di navi ed edifici. Fu naturale per i Fenici sviluppare le loro attività principali sul mare, dedicandosi principalmente alla navigazione e al commercio. Oggi il Libano è una repubblica presidenziale con oltre 4 milioni di abitanti. Negli ultimi decenni, la capitale Beirut è stata al centro di una serie di conflitti che hanno coinvolto l'area del vicino Oriente. A partire dal 1200 a.C., i Fenici diedero origine a una fiorente civiltà. Essi fondarono le città principali, Biblo, Berito, Sidone e Tiro, sulle insenature lungo la costa. Dai porti di queste città partivano navi che raggiungevano luoghi anche molto lontani, dove i Fenici fondarono molte colonie, soprattutto lungo le coste dell'Africa settentrionale. A partire dal 750 a.C., il territorio dei Fenici venne conquistato dagli Assiri. Molte colonie, però, rimasero libere e indipendenti ancora a lungo. Secondo gli storici, la fine della civiltà fenicia si può far risalire al 146 a.C., quando i Romani conquistarono la colonia di Cartagine. I Fenici erano organizzati in città-stato indipendenti, ognuna governata da un re. Egli non aveva potere assoluto, ma veniva aiutato e controllato nelle sue decisioni da un'assemblea di anziani, composta dai rappresentanti delle famiglie dei mercanti e degli armatori, cioè coloro che possedevano le navi e organizzavano i viaggi per mare. La maggior parte della popolazione era formata da commercianti, navigatori, artigiani, pastori e contadini. Le donne fenicie si occupavano soprattutto della famiglia, alcune potevano anche diventare sacerdotesse. I Fenici erano politeisti e veneravano le forze della natura. Ogni città aveva le sue divinità. Le più importanti erano El, dio creatore di tutte le cose, Baalat, moglie di El, Baal, dio della pioggia e del vento, e Astarte, dea della fertilità della terra. I Fenici seppellivano i morti in grandi cimiteri, chiamati necropoli. I Fenici erano conosciuti in tutto il Mediterraneo per la loro abilità nel commercio marittimo. Essi acquistavano da altri popoli le materie prime che a loro mancavano, come cereali, rame, argento, avorio e pietre preziose. Con questi materiali gli artigiani realizzavano vasi e raffinati gioielli, che poi scambiavano insieme al legno di cedro, ai vetri lavorati, agli oggetti in bronzo e in avorio, e alle stoffe colorate. Con il tempo lo scambio delle merci, cioè il baratto, venne sostituito con l'uso delle monete, molto più facili da trasportare. A partire dal 1100 a.C., i Fenici iniziarono a fondare degli empori lungo le coste del Mediterraneo, cioè delle basi attrezzate sulla terraferma, per rifornirsi di cibo e acqua e per caricare e scaricare le merci nei magazzini. Via via gli empori divennero vere e proprie città con abitazioni, templi e mura. Nacquero così le colonie, che mantenevano leggi, religione e lingua della madrepatria, cioè della terra di origine. Con il successo dei traffici commerciali, molti Fenici si trasferirono nelle colonie. Alcune divennero così potenti da rendersi del tutto autonome e fondare esse stesse altre colonie. Le più importanti si trovavano nel Mediterraneo occidentale. Palermo in Sicilia, Cagliari in Sardegna, Cadice in Spagna e Tangeri in Marocco. La colonia più famosa e importante fu Cartagine, fondata nell'814 a.C. dagli abitanti di Tiro sulle coste della Tunisia, nell'Africa del Nord. All'inizio i Fenici navigavano solo di giorno e utilizzavano le coste e le isole come punti di riferimento. Col tempo impararono a navigare anche di notte, osservando la stella polare, che indica sempre il nord.
I Fenici furono abili costruttori di navi e introdussero diverse innovazioni per renderle adatte alla navigazione in mare aperto. Essi disponevano di due tipi di imbarcazione, la nave commerciale, larga e dalle estremità ricurve, e la nave da guerra, più leggera e stretta. La vela quadrangolare sfruttava al meglio la forza dei venti. Il timone a poppa era formato da due lunghi remi. Serviva a dare la direzione alla nave. La nave era coperta da un ponte fatto di assi, sul quale si poteva camminare. Il ponte proteggeva il carico. La stiva, cioè il fondo dello scavo, oltre dalle merci, era riempita di sabbia e pietre, per dare stabilità alla nave. La chiglia è una grossa trave di legno posta sul fondo della nave. Serviva a dare stabilità e a evitare che la nave si ribaltasse a causa delle onde. L'ancora serviva ad arrestare la nave una volta giunta in porto. I Fenici perfezionarono la tecnica della lavorazione della pasta di vetro, già conosciuta e utilizzata dagli Egizi. La pasta si otteneva riscaldando un particolare tipo di sabbia, ricca di sostanze saline, come il nitro e la silice. Con il calore diventava una massa morbida e facile da lavorare. Gli artigiani realizzavano utensili e gioielli molto raffinati grazie alla tecnica del vetro soffiato. Poi, con l'aggiunta di sostanze coloranti, riuscivano a creare sfumature di colore blu, viola, rosso e arancione. Durante gli intensi scambi commerciali, i Fenici avevano bisogno di comunicare e di registrare le merci rapidamente. Così inventarono il primo alfabeto fonetico della storia, composto da 22 segni. A ogni segno corrispondeva un fonema, cioè un suono della voce. Nella scrittura fenicia si scrivevano solo le consonanti, furono i greci in seguito ad aggiungere le vocali. Grazie al numero limitato di segni, la scrittura fenicia si diffuse rapidamente anche tra le popolazioni con cui commerciavano. Il prodotto più pregiato che i Fenici commerciavano in tutto il Mediterraneo era la porpora, una sostanza naturale dal colore rosso violaceo, che veniva estratta da un mollusco, il murice. Il nome Fenici deriva infatti dalla parola greca phoenix, che significa rosso porpora. I molluschi venivano estratti dalle conchiglie immersi in grandi vasche con poca acqua per alcuni giorni. La sostanza che si formava veniva poi bollita in grandi contenitori di piombo. Per tingere le stoffe, gli artigiani le immergevano nel liquido e infine le lasciavano asciugare al sole. Si trattava di un prodotto molto costoso, poiché per ottenere una piccola quantità di colorante occorreva un gran numero di molluschi. Care bambine e cari bambini, spero proprio che la nostra storia vi sia piaciuta. Continuate ad approfondire, così scoprirete sempre cose nuove e gusterete il meraviglioso viaggio nella storia.